Benvenuti al secondo tutorial dedicato ai self-tape. Oggi parliamo della posizione della telecamera. Per girare i self-tape vanno benissimo, anzi sono anche meglio i cellulari, ma sempre di obiettivo si parla, quindi parliamo proprio del posizionamento dell'obiettivo per girare. Purtroppo vedo ancora self-tape realizzati nel modo scorretto sotto questo punto di vista, perché se mettete la telecamera troppo in alto, vi si vedrà soltanto la fronte mentre interpretate. Se invece mettete la telecamera troppo in basso, vi si vedranno le narici. La regola fondamentale è che l'obiettivo venga messo all'altezza dei vostri occhi. E poi l'inquadratura è la migliore perché sia che vi riprendiate dall'alto, sia che vi riprendiate dal basso, andate a diventare bruttissimi. A nessuno dona né un'inquadratura dall'alto né una dal basso, soprattutto se vi schiacciate, e le inquadrature dal basso di solito sono per i film dell'orrore addirittura. Quindi cercate di essere sempre al meglio nei vostri self-tape e quindi obiettivo ad occhio. Un altro errore è quello di non mettere l'obiettivo davanti a voi, quindi vedo tantissimi self-tape realizzati con tre quarti che sono quasi dei profili e quindi vi dovete girare, molte volte vi si perde. Con un'inquadratura del genere perdo l'occhio, invece l'inquadratura deve essere sempre frontale, altrimenti vi si perde, quindi sempre frontale e altezza occhi. Fate in modo quindi che non si perda nulla di ciò che dite, fate o pensate. Buon lavoro e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!